Mi è stato chiesto di fare una riflessione sul sabato santo. Allora mi faccio aiutare da due premesse che ritengo importanti. La prima è che cos'è il Vangelo, cosa sono i Vangeli. Quasi tutti gli esegeti sono concordi nel sottolineare che i Vangeli non sono altro che il racconto della passione, cioè della morte e resurrezione di Cristo, con un'ampia introduzione. A secondo dell'Evangelista, l'introduzione al cuore dei Vangeli, cioè della Pasqua, può essere più o meno ampia. Noi abbiamo Marco, che è il più ridotto. Abbiamo Matteo, che invece è ampio, Luca, lo stesso Giovanni, che ha un suo percorso. Ma sostanzialmente è vero, è riconosciuto concordemente un po' da tutti gli studiosi della Sacra Scrittura, che il Vangelo è questa cosa qui. Un'ampia introduzione ad un cuore, e il cuore è appunto la passione, morte e risurrezione di Cristo. È evidente che nei tre Vangeli sinottici, quello di Marco, quello medio di Matteo, che è il primo, di Marco, che è il più antico, di Luca e anche poi di Giovanni, che ha un suo percorso, noi abbiamo delle sensibilità diverse. Ad esempio, Luca è attento a mettere in evidenza alcune peculiarità, alcune caratteristiche di quello che Gesù ha detto e ha fatto. Matteo ha delle altre attenzioni, Marco lo stesso. Quando però i Vangeli tutti e quattro arrivano al cuore, cioè al triduo pasquale, il racconto degli evangelisti, che pure si è diversificato prima, diventa sostanzialmente identico. Identico nei luoghi, identico nelle parole che sono pronunciate, identico nelle persone, identico nei fatti accaduti a Gesù. C'è una seconda considerazione o premessa, se volete. Se noi leggiamo i Vangeli, il giovedì santo e il venerdì santo sono raccontati con tantissimi particolari, sono uniformi sostanzialmente questi particolari, e sono tanti, sono ampi. Basti pensare se diciamo giovedì santo, che cosa ci viene in mente? Ci viene in mente la sala al piano superiore, ci viene in mente Gesù che ha chiesto di preparare, ci viene in mente le parole che Gesù ha pronunciato, l'interrogativo sul traditore e così via. Stesso discorso vale anche per il venerdì santo. Se però ci domandiamo, nel triduo c'è non solo il giovedì e il venerdì, c'è anche il sabato santo. Quali sono i particolari del sabato santo? Noi possiamo dire sostanzialmente nulla. Si dice solo che Gesù è stato sepolto in fretta, e qui siamo nel venerdì sera, perché il giorno successivo era un giorno importantissimo. Era infatti la Pasqua degli ebrei, e quel giorno, quello che precedeva la Pasqua, era chiamato il giorno della preparazione della parasceve. Ricordo telegraficamente, per dare, spero, un'idea più precisa, più significativa, ricordo che il Vangelo di Giovanni ha
a 21 capitoli. Ben 8 capitoli, ma perché Giovanni ha una serie di lunghi discorsi che Gesù pronuncia nell'ultima cena, ben 8 capitoli sono dedicati alla passione, al giovedì e al venerdì santo. Ebbene, questi 8 capitoli sono composti da 237 versetti per descrivere che cosa avviene dopo che Gesù è morto e viene sepolto, e cioè entrare nel sabato santo. Sono solo 2 versetti. Giovanni dice: nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, poiché quel sepolcro era vicino. La stessa identica cosa sostanzialmente è in Marco. Non voglio tediarvi sui capitoli, 16 capitoli del Vangelo, ma anche Marco sostanzialmente usa 2 versetti per descrivere la stessa cosa. Si parla di Giuseppe d'Arimatea che compra un lenzuolo, cala giù dalla croce Gesù, lo avvolge nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia, poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. 2 versetti, 3 capitoli per descrivere la passione, morte e resurrezione, 2 versetti per parlare della sepoltura. Si ripete con parole sostanzialmente uguali, magari con un piccolo accenno diverso, la stessa identica cosa per Matteo, al capitolo 27, si parla della sepoltura. Matteo aggiunge una cosa che è importante, che Gesù è stato deposto in una tomba nuova, dove nessuno era mai stato posto. E lo stesso l'evangelista Luca. Ambedue, comunque, sia Matteo che Luca, utilizzano pochissimi, pochissimi versetti per descrivere quello che è, se ci pensiamo bene, l'unico giorno intero del Triduo Pasquale. Perché? Perché il Triduo Pasquale inizia il giovedì santo, ma la sera, e fa già parte del venerdì. Il venerdì si conclude con la deposizione di Gesù nel sepolcro, ma, dice l'Evangelista, già splendevano le luci con l'apparire della prima stella, cominciava il giorno successivo, cioè il giorno del sabato. Di questo giorno, il sabato, il giorno del riposo nel quale Gesù è stato posto nella tomba, ecco, i racconti evangelici sono concordi nel sottolineare che poco prima della deposizione di Gesù nel sepolcro non c'è quasi più nessuno, sono rimasti alcuni coraggiosi, alcune donne. Molti se ne sono andati perché hanno fretta di preparare la festa che sarebbe cominciata, altri avevano paura probabilmente di farsi notare, non osavano magari esporsi. Tutti i Vangeli mettono in evidenza che alla sepoltura di Gesù nel sepolcro ci sono Giuseppe d'Arimatea e anche, qualcuno accenna, a Nicodemo, quel famoso che era stato in colloquio notturno, ricorda l'Evangelista Giovanni, con Gesù. Il corpo di Gesù viene dunque deposto nel sepolcro, all'entrata viene fatta rotolare una grande pietra.
Leggo il testo di Giovanni, al capitolo 19. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Lì dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero il corpo di Gesù. C'è una piccola nota, una curiosità che a me ha sempre colpito. Lo ricordano sia Marco che Matteo. Gesù è ormai nella tomba. Chi è che è rimasto lì a contemplare quella tomba? Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Non si parla di nessun altro. Non c'è più nessuno. Gesù è posto nel sepolcro. Ci sono solo quelle donne che possiamo immaginare che cosa avessero nel cuore. E poi c'è il silenzio, silenzio assoluto, un totale silenzio che avvolge quel momento, che avvolgerà la notte e il giorno successivo. Il sabato santo, quello che noi celebriamo nella nostra liturgia, è considerato il giorno del riposo di Cristo. È interessante fare una riflessione. Il libro della Genesi ricorda che Dio nel settimo giorno riposò. Il sabato degli ebrei era il settimo giorno, quello del riposo. Il giorno del riposo di Dio è anche il giorno nel quale Gesù riposa, stavolta nel sepolcro. Ricordiamo alcuni aspetti delle celebrazioni che penso tutti noi abbiamo più o meno vissuto, che al Venerdì Santo segue la deposizione di Gesù nel sepolcro, è il giorno, il Venerdì Santo, della morte in croce, ma quel giorno che sembra vuoto, dove non ci sono voci, non ci sono eventi, quel giorno sbocca nella veglia pasquale, quella che noi celebriamo, che è celebrata al sorgere della notte del sabato, che poi si prolungherà nella domenica. Ecco, in questo giorno del sabato santo, la Chiesa, per antichissima tradizione, non celebra l'Eucarestia, non celebra niente. Si può portare la comunione a chi sta morendo, il cosiddetto viatico, ma non si può portare agli ammalati. Nelle chiese non c'è più nulla, si è celebrato il Venerdì Santo, è rimasta la croce che dovrebbe essere senza il crocifisso, cioè solo le due aste che si incrociano. L'Eucaristia non è più nel tabernacolo, anzi la liturgia dice che il tabernacolo deve essere vuoto e deve apparire vuoto. Il famoso, mi pare che si chiami Colpeo, no? Quello che copre il... Non ci deve essere nulla che orna il tabernacolo. Non ci deve essere... Le luci devono essere spente, le candele non possono essere accese, gli altari vengono spogliati. I candelabri, quelli pesanti che ci sono in alcune chiese come le cattedrali, se non si possono togliere, devono essere o dovrebbero essere coperti. È possibile, per chi lo volesse, continuare nel digiuno
che è iniziato nel giorno della morte del Signore. Se poi qualcuno, non per Don Giorgio che ho di fronte, ma per qualcuno vecchio come me, ritorna al passato e ricorda com'era vissuto il Sabato Santo, veniva marcata ancora di più la sacralità del silenzio che avvolgeva quel giorno, perché non solo gli altari erano spogli, nudi, non c'era nulla, ma tutto veniva coperto, perché quello che non poteva essere trasportato doveva essere coperto, crocifisso con i teli viola, i quadri con i teli viola, le campane si diceva che erano legate, cioè dovevano rimanere mute, e per fare il segno che richiamava l'ora della celebrazione si usava uno strumento particolare, che erano delle aste di legno che suonavano, che facevano rumore. Io ricordo che da piccolo più volte, ma perché ero birichino, più volte insieme con i miei amici, era Sabato Santo, ma qualche volta tentavamo anche di giocare, venivamo rimproverati perché era il sabato e il Signore era morto. In alcune parrocchie ancora oggi l'ultimo atto che si compie è quello del portare simbolicamente la statua del Cristo morto, riportarla poi nella chiesa, nel sepolcro. Ecco, dicevo che questo era un po' il clima religioso. Non è un clima, qualcuno dice, medievale, arricchito da segni medievali, perché ancora oggi noi sacerdoti, al mattino del Sabato Santo, recitando l'ufficio di letture, come seconda lettura, noi leggiamo un brano di cui io adesso leggo solo poche righe, di un'antica omelia del Sabato Santo, non si conosce l'autore, che ha come sottotitolo La discesa agli inferi del Signore. Inizia così questa omelia del Sabato Santo. Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è un grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il re dorme. La terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Questo riferimento al fatto che nel Sabato Santo Gesù, Dio, in spirito, sia sceso a scuotere il regno degli inferi, non vuol dire che è andato all'inferno. Nel simbolo apostolico, noi, cioè la forma cosiddetta breve del credo, noi diciamo che Dio discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte. Che cosa è disceso a fare? Sia nella spiritualità cattolica e in modo particolarissimo nella spiritualità ortodossa, orientale, è l'essere disceso a liberare le anime dei cosiddetti buoni, santi, che sono morti prima della salvezza operata con la nascita, la passione, la morte e la resurrezione di Cristo. C'è anche una immagine molto bella che fa vedere questa discesa agli inferi di Cristo con una porta che è ribaltata e Gesù che tende una mano e trae a sé le anime di coloro che sono salvati. Ma penso che poi sarà in qualche modo mostrata.
Perché dobbiamo fermarci a riflettere sul sabato santo? Credo che ci siano alcuni motivi. Allora, il primo. Per noi cristiani il silenzio, questo giorno vuoto, il vuoto di questo giorno, non è una parentesi. A me piace immaginare il sabato santo, questo giorno, come una realtà che sta al centro della nostra fede, perché è incastonato il sabato santo nel triduo pasquale. Sta come un ponte tra il tempo pieno, denso, traboccante della sofferenza, della passione, della crocifissione, della morte di Cristo, tra questa realtà e il tempo della speranza. E i ponti, questo ponte certamente, i ponti in genere non sono fatti per dividere, ma sono fatti per unire, per portare l'una cosa a contatto con l'altra. Cristo, che muore per la nostra salvezza, è il ponte tra Dio e l'uomo, e la sua morte è il ponte perché noi possiamo entrare nella vita che non ha fine. Se ripensiamo a quel sabato, a quel grande silenzio, come diceva quell'antico autore, proviamo a pensare come sarà stato vissuto, ad esempio, da quelle donne, da Maria, dai discepoli. Proviamo a pensare a queste persone che hanno nel cuore le immagini dolorose di quello che hanno vissuto. Un padre della Chiesa, di cui non ricordo il nome, dice che quando la lancia del soldato trafigge il corpo di Cristo non può fargli alcun male perché è già morto, ma quanto male fa a sua madre. Penso a questi discepoli, un po' timorosi, a queste donne molto più coraggiose, che saranno andate con la mente ai giorni vissuti con il Maestro, ai giorni facili, ai giorni della sofferenza, ai giorni delle fatiche, forse anche di qualche gratificazione. Avranno in quel giorno sedute, piangenti, oranti, pensato a tutte queste cose. E forse avranno detto anche loro, citando il Salmo 22 come l'ha citato Gesù, ma adesso tutto è compiuto. Forse qualcuno avrà detto, che cosa rimane? Tutto è cancellato. A me viene da pensare a Maria, per un motivo molto semplice, perché anche lei ha vissuto questa realtà singolare. Quello sarà stato un sabato pieno come un fiume di lacrime. Le lacrime, noi lo sappiamo, più assurde sono quelle di una madre. Io ho pensato alla Madonna, al suo dolore, alla sua sofferenza, ma anche ad un ulteriore peso, perché Gesù morente l'ha caricata di un peso. Le ha dato il compito di una nuova maternità. Donna, ecco tuo figlio. È una madre che piange la morte del suo figlio, ma ha già un altro incarico, un altro impegno. Dio, nel suo figlio Gesù morente, le chiede un altro fiat, cioè un altro sì. Cosa avrà risposto la Madonna? Si faccia di me, secondo la tua volontà. Cioè, quel giorno non è per lei un giorno vuoto, un giorno pieno di dolore,
ma anche il giorno per di una nuova partenza. E allora credo che la Madonna abbia cominciato subito, col cuore gonfio di lacrime, ma sia partita a sostenere, a non far svanire la fragile speranza degli altri discepoli o delle altre persone che vivevano la sofferenza. E allora mi domando, domando anche a voi, tutto questo non è forse lo spaccato anche dei nostri giorni, dei giorni della vita dell'uomo? Non è forse la fotografia nella quale ritroviamo i tratti dell'umanità odierna? E non mi riferisco solo al fatto di questi giorni, di fatica pesantissima, di croce, di questo coronavirus. Perché quando una persona vive la morte di un proprio caro, di un amico, di un figlio, di un genitore, che cosa ha nel cuore se non questa lacerazione, queste lacrime e questa realtà che pare condurci alla morte? Però credo dobbiamo fare una seconda considerazione, che quel primo sabato, proprio per quello che ricordavo dei discepoli e di Maria, ci ricorda che esiste anche un'altra opportunità per tutti davanti alla morte e davanti ai tanti tipi di morte che ogni uomo incontra. Ci si può lasciare annichilire dalla disperazione, ci si può lasciare rinchiudere nel sepolcro del dolore, oppure si può stare in silenzio per capire il senso di quello che stiamo vivendo e di quello che stiamo soffrendo. Anche quando noi abbiamo una situazione, viviamo il nostro Sabato Santo, cioè la realtà del dolore, non ci è impedito di gettare uno sguardo verso il futuro, come ha fatto la Madonna. E c'è un'ultima considerazione. Se è vero che non possiamo fare a meno di ripensare al valore del Sabato Santo, però non possiamo nemmeno fermarci al Sabato Santo. Perché, come dicevo poco fa, pur con tutto il suo valore, il saper scoprire che anche nella morte, nella sofferenza che la morte causa, nel dolore, c'è ancora una speranza, se non fosse un ponte, se tutto finisse col Sabato Santo, se il Sabato Santo non ci permettesse di fare un altro passo in più, vorrebbe dire che Cristo non è risorto. Se tutto fosse finito col Sabato Santo, sì, ha qualche valore in sé, ma vorrebbe dire che tutto poi è finito, che Cristo non è risorto. E il vero senso pieno dell'evento pasquale deve far riflettere sia sullo smarrimento dei discepoli, provato nella cena, nel tradimento, nella crocifissione, ma il senso pieno dell'evento pasquale, che comprende ma non finisce col Sabato Santo, deve soprattutto portarci alla gioia dell'incontro con il risorto, con il vivente. È singolare che tutti i Vangeli dicano che Gesù è stato posto nel sepolcro, punto, più nulla, ma poi dopo si riparte e il giorno dopo è il giorno in cui si annuncia che Cristo è risorto. E Giovanni dice al capitolo 20, al versetto 20,
e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Avevano passato quel ponte della sofferenza, della riflessione, del ricordo, ma sono arrivati a incontrare il Signore risorto. Concludo con Paolo, nella prima lettera ai Corinti. Credo che ci dia la spiegazione, o almeno mi aiuti a raccogliere un po' quello che ho tentato di dire. Dice Paolo al capitolo 15: «Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, la passione, la morte, il sabato santo». E poi aggiunge: «E fu sepolto, ma il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, ed è apparso a Cefa e ai dodici». E più avanti dice: «Perché? Perché se Cristo non è risuscitato, allora vana è la nostra predicazione e vana anche la nostra fede». Credo che allora è il nostro compito, se il Sabato Santo mediteremo, prendendo spunto da quelle povere parole che io vi ho detto, mediteremo qualche cosa. Credo che allora dovremo arrivare ancora ad un altro piccolo insegnamento dell'Apostolo Paolo, questa volta ai cristiani di Colossi. Se siamo risorti con Cristo, dobbiamo cercare le cose di lassù, dove troviamo Cristo, assiso alla destra di Dio. E buona Pasqua.